Buonasera. Mi sento una leggera pressione. È di pressione, no? Non ti preoccupare. Quando è che il sistema fa boom? Quando è che il sistema fa boom? No, no. No? Webex secondo me è legge. Legge. Sì, sto registrando. Poi dove lo carico? Allora, buonasera a tutti, mi sentite senza microfono? No. Accidente a voi. Buonasera a tutti, adesso mi sentite? Adesso mi sentite? Ecco, sì. Ritorno. Sì. Dunque, chiedo, salutando tutti i presenti di persona e i tantissimi collegati, chiedo alle persone che sono in remoto di spengere i loro microfoni per evitare problemi di ritorno nel segnale. Allora, ancora buonasera, benvenuti, grazie per essere qua. Grazie. Io sono molto preoccupato per questo numero di partecipanti, perché è un segnale abbastanza chiaro dell'interesse che c'è verso questo argomento e il prossimo, speriamo, percorso formativo per i 60 CFU, chiunque lo vada ad erogare in qualunque sede di Ateneo Nazionale. Allora, faccio una breve introduzione dicendo prima di tutto che io spero, immagino che ci saranno molte domande da parte vostra, però io sento un ritorno, bisogna spengere i microfoni per favore. Grazie. Allora, ciao, buonasera. Prima di tutto, mi immagino che vi saranno molte domande da parte del pubblico, nonostante il mio tentativo di spiegazione di quello che sta succedendo e quello che andrò a presentare. Io spero di poter rispondere alle domande, perché la situazione ancora adesso non è del tutto definita. Come vedremo, ci sono una serie di dubbi, ci sono una serie di incertezze sui tempi di realizzazione di questo percorso formativo, che solo in minima parte dipende da noi, perché essenzialmente la cosa dipende dalla risposta che aspettiamo dal Ministero dopo la procedura di accreditamento che abbiamo seguito
e che si è conclusa tecnicamente alla scadenza del 10 novembre, quindi di venerdì scorso. Quindi la chiusura del portale in cui noi abbiamo presentato la richiesta di poter aprire il percorso formativo della 60 CFU come Ateneo Senese, e fra poco andremo a vedere di cosa si tratta, è stata recentemente completata e adesso sta la combinazione tra ANVUR e Ministero di darci una risposta, sperando che naturalmente sia positiva. Quindi dalla data, a partire dalla data incerta, ignota, d'accordo? Questa è la prima affermazione che faccio. Vi dico cosa non sappiamo. Non sappiamo la data in cui potremo eventualmente partire, se tutto quello che abbiamo presentato sarà stato coerente con le volontà del Ministero e sarà stato preciso dal punto di vista della formulazione della richiesta. Però non sappiamo quando questa risposta arriverà e quindi non sappiamo conseguentemente darvi i tempi successivi e diciamo per chi i corsi di abilitanti potranno essere effettivamente aperti. Ok? Allora, detto questo, e ripeto, è il motivo per cui non ci siamo fatti troppo vivi con una comunicazione istituzionale, perché le certezze che potevamo darvi erano veramente molto poche. No? Adesso abbiamo deciso, visto che sappiamo che c'è un grande interesse attorno alle vicende del concorso della prossima primavera e di questo percorso abilitante, abbiamo deciso di incontrarvi per spiegarvi quello che possiamo dirvi, quello sia quello che abbiamo intenzione di fare, senza però avere la certezza di ancora adesso di poterlo fare, e senza avere, ripeto, per l'ultima volta il beneficio degli eventuali ritardatari, senza sapere in che tempi. L'unica certezza è che noi abbiamo delle scadenze che il decreto ministeriale indica e che riguardano l'intero percorso da 60 CFU per l'anno accademico 2023-2024, che è il 31 maggio 2024, data entro la quale dovrà essere completato il percorso da tutti, che significa compreso l'esame finale, e invece drammaticamente abbiamo per quest'anno un'altra terribile scadenza che ci impone di concludere i primi 30 CFU di questo percorso da 60 entro il 28 febbraio. Okay. Allora, facciamo una ricostruzione per quanto, diciamo, il più rapida possibile di quello che è successo, di come stanno le cose, per chiarezza di tutti quanti. Quindi noi abbiamo un decreto ministeriale che risale all'anno passato, all'estate del 2022, in cui è stato identificato il percorso della 60 CFU come il nuovo percorso abilitante, come il nuovo passaggio obbligato per tutti coloro che hanno intenzione di andare a insegnare, no? Attraverso la combinazione, come ripeteremo fra poco, diciamo, del proprio curriculum magistrale, del percorso suddetto e naturalmente della partecipazione a un concorso nazionale che poi viene, diciamo, concretizzato su scala regionale o macro regionale e che permette il reclutamento finale, no? E la presa di servizio. Però il decreto dell'anno scorso non era completo, mancavano i decreti attuativi. Questi decreti attuativi li abbiamo aspettati in gloria, perché senza di essi mancavano i dettagli rilevanti per poter concretizzare, per poter organizzare l'offerta didattica. Mancavano le regole anche grossolane, non soltanto quelle fini.
e noi abbiamo sperato che venissero diciamo, presentate entro la data prevista, che sarebbe stata il 31 luglio del 2022. E invece questi decreti attuativi si sono manifestati con, come vedete alla prima riga qui, con un decreto che è stato promulgato ufficialmente dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto scorso. Peccato che questo decreto non è stato conoscibile, non è stato promulgato effettivamente, non è comparso sulla Gazzetta Ufficiale fino al 25 settembre ultimo scorso. Okay? Quindi noi dal 25 settembre ad ora, con questo poco tempo, siamo impazziti a cercare di rincorrere tutte le varie operazioni che erano preliminari, no? E queste operazioni, come vedremo, sono state abbastanza complicate, ma quelle non voglio fare troppe, diciamo, non voglio entrare troppo nel dettaglio su cose che a voi ormai non interessano più che tanto. Allora, questo percorso da 60 CFU diventerà appunto la regola, almeno non si sa per quanti anni, fino forse al prossimo ministro, al prossimo governo che deciderà nuovamente di rivoluzionare tutto come sta succedendo in continuazione. Però in linea di principio sono le regole per i prossimi anni, lustri o decenni per ottenere l'abilitazione. Però l'anno accademico 2023-2024 è un anno speciale e vale non il regime definitivo, ma un regime transitorio, che è quello che ci mette in grandissima difficoltà. E la motivazione è data appunto dalla volontà, come ci è stato detto. Ma perché non ti ho legata? Come ci è stato detto in un incontro recente con i funzionari del Ministero, dalla volontà del Ministro, dei Ministri e del Ministero di bandire in fretta, entro la prossima primavera, un nuovo concorso. Okay? Quindi, diciamo, l'apertura del PF60 per questo anno ha questo carattere di emergenza, diciamo così. Si vuole consentire a un numero congruo di persone di partecipare al prossimo concorso. D'accordo? Quindi per farlo c'è una scorciatoia, e questa scorciatoia è quella che chi si iscrive e ha completato i primi 30 CFU entro il 28 febbraio ha diritto, anche se non ha finito il percorso formativo, ha diritto a iscriversi al concorso. Ok? Quindi uno si deve iscrivere sperabilmente al percorso formativo completo. La raccomandazione che vi diamo è quella di non fare sciocchezze e di iscrivervi al percorso formativo completo, però in linea di principio chi al 28 febbraio ha conseguito i primi 30 CFU automaticamente ha diritto di partecipare al concorso. Attenzione, una volta che eventualmente vincerà il concorso, però dopo dovrà completare comunque o dimostrare di aver completato i 60 CFU. Per questo vi stiamo dicendo adesso, mi raccomando, qualunque cosa succeda, non fate una scelta alla meno, non fate una scelta parzialmente suicida, fate una scelta che vi consenta di fare tutto il percorso, perché tanto prima o poi lo dovrete completare. Su questo la legge, il decreto è chiaro. Se volete poi metterò a disposizione il testo di legge, anzi no, scusate, è già a disposizione il testo di legge sulla pagina dell'ufficio formazione insegnante. Okay? Quindi potete andare a controllare che le cose che vi sto raccontando non sono almeno troppo sbagliate. Forse qualche sbaglio lo farò, ma spero di no. Ok, quindi
Questo problema è un problema serio, perché riuscire a completare 30 CFU entro il 28 febbraio non è difficile in sé, è difficile tenendo conto che noi ancora adesso non sappiamo se siamo accreditati, non sappiamo quando ci accrediteranno. Quando ci accrediteranno, cosa dovremo fare? Dovremo aprire le preiscrizioni. Queste dovranno stare aperte per un certo numero di giorni, che non sia troppo limitato. Dovremo verificare quante persone hanno fatto domanda su una classe di abilitazione e vedere quante sono rispetto al numero massimo di ammessi che abbiamo indicato nella richiesta di accreditamento al Ministero. Quindi, se il numero di candidati è superiore al numero massimo, si deve procedere con una selezione. E qui interviene il secondo punto interrogativo grosso come una casa. Come verrà fatta la selezione? Non me lo chiedete, perché non lo so. È in scrittura, ci dicono, lassù o laggiù, dove vi pare a voi. È in fase di scrittura un decreto interministeriale che dovrebbe fissare le regole, diciamo i criteri su cui questa selezione verrà effettuata. E non vi dico quali sono le voci che si rincorrono, insomma, cioè, però questi criteri non sono noti, d'accordo? Di sicuro non si farà un esame, ma si farà una valutazione dei titoli. Questa è l'unica cosa su cui ci hanno, diciamo, in parte tranquillizzato, perché comunque sia la procedura di selezione è comunque, per usare un termine giovanile, un massacro, un delirio da parte di chi la subisce, ma anche da parte di chi la deve esercitare e fare. Dopo la selezione c'è il problema dell'iscrizione da parte vostra, il problema del riconoscimento crediti, perché voi avete diritto di chiedere il riconoscimento eventuale di esami che vi sono stati, che avete superato nella vostra carriera, nella programmazione ordinaria dei vostri corsi di laurea triennali e magistrali, oppure avendo conseguito 24 CFU. Alla fine si può partire. Dopo tutta questa procedura, che capirete che non è una questione di un giorno né di una settimana, si potrà partire con i corsi. I corsi devono poi riuscire a stare dentro la scadenza prevista dal Ministero per i primi 30 CFU del 28 febbraio. Ripeto, poi alla fine non sono tanto i corsi la difficoltà vera, quanto il fatto che il Ministero ci ha regalato un'ennesima inversione, un ennesimo giochino rispetto alle tabelle di partenza, e ha spostato 15 CFU di tirocinio in questo primo periodo, 15 CFU di tirocinio diretto, dicendo che un CFU di tirocinio diretto vale 12 ore, ok? 15 per 12 fa 180 ore. Quindi voi dovrete fare 180 ore di tirocinio diretto. Anche pensando alle soluzioni all'italiana, 180 ore di tirocinio diretto non sono uno scherzo. Se uno facesse il conto brutale, come abbiamo provato a fare noi vecchi professori universitari, per dire al Ministero: guardate che è impossibile realizzare quello che ci chiedete, no? Uno dice, supponiamo per assurdo di voler fare 18 ore di tirocinio settimanali, che corrisponde alle 18 ore di lezione che i docenti devono fare. Quindi ci vogliono 10 settimane. 10 settimane, come noto, sono 2 mesi e mezzo, no? 2 mesi e mezzo vuol dire che noi dovremmo partire dopodomani, a metà dicembre, e chiaramente non partiremo a metà dicembre. Ok?
invece non si sente regione. La matematica è sempre stata un'opinione in questo paese, in particolare presso i ministeri incompetenti, e quindi scusate se ogni tanto mi sfogo, ma va bene. Quindi ringrazio il professor Simone Giusti che mi ha fornito questa meravigliosa trasparenza. In definitiva, vi ricordo che questa. Ma sono attaccate, vengo. Spengete il microfono, per favore. Questo è, diciamo, quello che vi compete per ottenere l'abilitazione, no? Bisogna essere in possesso della laurea magistrale almeno nel momento in cui si svolgerà l'esame finale. Quindi si possono iscrivere al PF60 anche gli studenti delle lauree magistrali, però dovranno aver conseguito la laurea prima di poter fare l'esame finale. Quindi, in sostanza, devono essersi laureati almeno entro aprile 2024, giusto? Ok. E il percorso formativo totale di 60 CFU si conclude esattamente con questo esame, e il decreto descrive come si deve svolgere questo esame, che avrà una doppia prova, una prova scritta che ha a che vedere comunque con aspetti di didattica, e una prova orale in cui il futuro docente dovrà presentare un argomento svolgendo come se stesse facendo una lezione a un pubblico. A un'aula, in un'aula con i suoi alunni. Okay? Quindi questo è, diciamo, il panorama e quello che vi aspetta. Veniamo, se mi riesce a trovare il file, a dire che cos'è che abbiamo richiesto di aprire. Allora, noi abbiamo un tavolo regionale, no? In cui collaboriamo con le altre università toscane, quindi collaboriamo con Pisa, Firenze e l'Università Pestalozzi di Siena. Si è aggregato il Conservatorio di Firenze, che ha diritto anch'esso a aprire un PF60. Si era aggregato inizialmente anche il Conservatorio Senese, tranne poi scoprire che sono state pubblicate delle linee guida dell'AMVUR che di fatto tagliavano fuori l'istituto per motivi di, diciamo, mancanza dei docenti, del numero minimo di docenti per poter effettivamente tenere i corsi. Quindi l'unico AFAM, come si chiama tecnicamente, ossia l'unica accademia che, almeno per quanto ci è noto, in ambito pubblico è presente sul territorio toscano e che aprirà un PF60, è il Conservatorio di Firenze. E diciamo, questo è il quadro, quello che sto proiettando, è il quadro delle classi di concorso per cui abbiamo chiesto al Ministero di poter aprire il PF60. Quindi diciamo, non c'è l'indicazione di Firenze perché la tabella è stata compilata dal collega dell'Università di Firenze. Firenze è presente ovunque, tranne che nelle classi di abilitazione marcate in rosso. D'accordo? Allora, c'è da tenere presente l'altro vincolo che ci è stato dato dal Ministero. Il Ministero ci ha detto: guardate, voi dovete aprire quest'anno assolutamente perché dovete fare questo servizio ai vostri studenti, ai vostri laureati, e noi vogliamo un contingente di persone che vengano abilitate per poter partecipare al concorso. C'è bisogno di riempire le cattedre, però decidiamo noi, in sostanza, qual è, almeno grossolanamente, lasciandovi poi la libertà comunque di
di fare quel che vi pare, però c'è una forte indicazione legata al fabbisogno reale, no? Quindi loro hanno fatto, diciamo, un controllo, un esercizio di verifica su quello che è lo stato di riempimento delle cattedre regione per regione nelle varie classi di abilitazione, e ci hanno dato un numero che corrisponde in sostanza al fabbisogno reale moltiplicato per 3. Okay? Quindi diciamo, noi vogliamo che voi facciate un numero di abilitati che è il triplo di quello che strettamente serve per riuscire a riempire le cattedre vuote. Ok? E qui arrivano un po' di cattive notizie, no? Soprattutto per i nostri ragazzi e colleghi e amici che dell'area umanistica e letteraria, perché purtroppo, come vedete, la tabella che dovete guardare per il fabbisogno è quella della colonna che si intitola richiesta, è quella la colonna che il Ministero ci ha pre-riempito per la Toscana, no? Mi scusi, non vorrei davvero disturbarla, però lo vediamo veramente piccolissimo. Se si potesse ingrandire, grazie mille. Avete pienamente ragione. Però così imparate a usare il cellulare. Eh? Vabbè, no, era un pregiudizio mio. Allora, come vedete, ci sono alcune casse di abilitazione che sono a fabbisogno zero. Molte sono quelle umanistiche e letterarie. Allora, cos'è che noi abbiamo fatto come accordo intanto parziale in Toscana? È quello di dire, benissimo, più o meno, diciamo, noi siamo 4 più uno, no? Lasciamo perdere l'Accademia che ha, diciamo, un pubblico che è completamente diverso da quello degli Atenei. Sono 4 università e dividiamo il numero del fabbisogno in modo paritario, a meno che un Ateneo non si tiri indietro, e quindi dividiamo invece che per 4 eventualmente, o per 3 o per 2 o per 1, a seconda del caso. D'accordo? E quindi il numero massimo di ammessi è quello che vedete in colore azzurro, d'accordo? Dove però noi abbiamo forzato la situazione e abbiamo deciso, comunque sia, anche per alcune classi a fabbisogno zero, di presentare una richiesta di accreditamento che comunque sia andava fatta, perché questo l'accreditamento poi ha una validità anche a venire per gli anni prossimi, in cui si spera che il fabbisogno cambi e diventi positivo, ovvero sia non nullo, ovvero sia diverso da zero. E però abbiamo provato a fissare dei numeri diversi da zero anche per quest'anno. Ok? Quindi noi abbiamo fatto domanda in realtà anche per la 13, per esempio, e per la 19, e per le A linguistiche, la B24, la A24, la B25, la A25, no? Con numeri piccoli. Perché in un incontro separato l'ufficio scolastico regionale ci ha detto: state attenti, però, che noi abbiamo un ulteriore problema, che è quello dei tirocini. Ok? Perché voi dovrete mandare i ragazzi, i vostri corsisti, a fare tirocini presso le scuole. Ci vuole la disponibilità, scusate, delle scuole, ci vuole la disponibilità non solo degli istituti, ma anche dei docenti a fare da tutor per i vostri iscritti, e non sappiamo garantirvi in questo momento che potremo contare su un numero di tutor sufficiente. Allora, l'ufficio scolastico regionale ci ha mandato una nota l'altro giorno dicendo:
tenete conto che avranno priorità, dal nostro punto di vista, le classi di abilitazione in cui il fabbisogno è diverso da zero. Quindi noi ci abbiamo comunque provato, intanto bisogna vedere cosa risponderà il Ministero. Il Ministero ci aveva detto, no, ma questi poi, tenete conto, potreste far finta, cioè, messaggi, lasciamo perdere. Comunque, potreste far finta che sono numeri minimi, allora, sono un fabbisogno reale o sono... Però ci piacerebbe che voi ci metteste quei numeri lì, quindi tutto il contrario di tutto, come spesso capita. Vediamo cosa ci risponderà. Noi speriamo di poter partire anche con le classi di abilitazione che in linea di principio desideravamo aprire e per le quali il fabbisogno regionale è zero. Ora state attenti. Diciamo, questo meccanismo è un meccanismo ancora una volta schizofrenico, perché noi, diciamo, poi alla fine abbiamo a che fare con un concorso che è un concorso nazionale, quindi uno può essersi laureato a Palermo, aver fatto il PF 60 a Firenze e poi andare a fare il concorso in provincia di Sondrio, d'accordo? Cioè, nessuno vieta questo, quindi se uno consegue l'abilitazione qui a Siena, non è detto che la spenda realmente nella provincia di Siena o nella provincia di Arezzo, nella provincia di Grosseto o in una provincia toscana. Può volerla spendere a Cormons in Friuli o nel Salento. D'accordo? Quindi non ci sono limitazioni di questa natura. Quindi questa suddivisione regionale c'ha un qualche senso, però è anche parzialmente fittizio. Ok? Volete vedere tutto? Sì, sì. Non ho sentito il conto. Ok, grazie. Va bene. Comunque, allora, morale della favola, cos'è che vi chiediamo di fare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane? Voi dovete accuratamente monitorare. Senti, è Matti, non li gestisce, vero? No. No. Monitorare la pagina web dell'ufficio formazione insegnanti, in cui terremo aggiornata la situazione e vi daremo tutte le comunicazioni non appena in tempo reale ci arriverà eventualmente l'accreditamento, e quindi metteremo poi le istruzioni per l'uso, le istruzioni che dovrete seguire per potervi eventualmente iscrivere, preiscrivere a questo benedetto PF 60. Tenendo conto che, ripeto, alcune regole non sono chiare. Allora, per esempio, no, c'è qualcuno che mi ha scritto domandando, ma diciamo, uno potrebbe chiedere più di una abilitazione? E la risposta è, in principio forse sì, se valgono le regole del concorso precedente non ha molto senso, perché all'ultimo concorso ci si poteva iscrivere soltanto a una classe di abilitazione per il primo grado e a una classe di abilitazione per il secondo grado. Quindi voglio dire, per fare un esempio per gli eventuali laureati barra studenti di matematica, uno non può ambire a prendere sia matematica che scienze matematiche applicate, oppure matematica e fisica. Deve fare una scelta su cosa puntare, no? Ok? Però, diciamo, vi sto riferendo qualcosa che è relativo alle regole del vecchio concorso. Non so se verrà confermato nel nuovo concorso.
Di sicuro quello che sembra è che se uno si iscrive a due corsi di abilitazione paga due volte. E le tasse previste, io non credo che ci discosteremo da quelli che sono le indicazioni dei massimi prescritti dal decreto ministeriale, si sta parlando di 2.500 euro per questo anno, per questi 60 CFU, ok? A meno che uno non abbia diritto a farne soltanto 36, per esempio, cioè a meno che non ci sia la questione del riconoscimento, allora c'è uno sconto di 500 euro, che non è particolarmente significativo. Ci sono molte altre questioni tecniche che andrebbero diciamo descritte, perché noi siamo stati invitati a presentare domanda non solo per il percorso a 60 CFU, ma anche per quello da 30 CFU che riguarda i vincitori di concorso dell'ultimo concorso che si è tenuto e che era un concorso riservato, d'accordo, per le persone che hanno vinto ma non avevano fatto nessuna formazione, non avevano fatto nemmeno i 24 CFU, e quindi la legge impone loro di in qualche modo coprire questo gap facendo metà, naturalmente una metà che è diversa da quella di chi fa la prima metà dei 60 ed è diversa da quella di chi fa i 60 meno 24, cioè è un delirio, ma su questo poi, se volete, torniamo con maggiore dettaglio nel seguito. Però non credo che sia particolarmente significativo in questo momento. Poi sono disponibilissimo a rispondere a tutte le domande che vengono in proposito. Abbiamo gli schemi, le varie soluzioni per i percorsi formativi distinti per tutte queste categorie queste platee diverse di interessati e di iscritti. Io sono stato anche troppo lungo, come spesso mi capita, e mi scuso con voi, spero di essere stato in questa massima confusione sufficientemente chiaro, anche questa è una cosa che non mi riesce spesso, e vi lascio la parola volentieri per tutte le domande, le curiosità, le richieste su questioni che magari non ho toccato e che possono interessarvi. Non c'è erba nella chat. Esatto. Come? Non c'è nella chat. Non so se forse non la pigherei. Davanti a casa. Cioè, ma io sarò bocciato stasera, chiaramente. Allora, sto partecipando perché sono interessato ai 30 CFU per docenti già abilitati di ruolo, giusto appunto, no? L'ultimo caso che ho citato, che desiderano una seconda abilitazione. Ah no, questo è ancora diverso. Io sono abilitato dal concorso ordinario per A026 matematica e vorrei abilitarmi in A027 matematica e fisica. Ho letto nel DPCM che docenti di ruolo accedono il soprannumero e possono frequentare online. Voi attiverete i percorsi? Detto con grande schiettezza, fino ad ora abbiamo fatto talmente una rincorsa per riuscire a costruire quello che il DPCM descrive, che non ci abbiamo pensato nel dettaglio, però è chiaro che sì, nel senso che non dovrebbe essere una cosa complicata, cioè diventa un'offerta, come dire, ad hoc, che può essere costruita sulla base dell'offerta formativa dei 60 CFU della classe di abilitazione di interesse, tenendo conto di tutte le scorciatoie che sono utilizzabili per poter, in base al riconoscimento crediti di ciò che uno ha già maturato. Okay? Quindi la risposta è positiva, però fateci respirare un attimo.
La registrazione sarà accessibile? Sì. Non riesco a sentire audio, mi dispiace. No, okay. Non si può parlare. Allora, sapete già se il percorso verrà attivato per AB24 e AB25? Noi abbiamo richiesto entrambe... Sì. Ah, sì, sì. Grazie Simone. Abbiamo richiesto l'accreditamento anche per queste due, benché fossero a fabbisogno zero, e abbiamo introdotto un numero massimo nella richiesta pari a 10 e 15 rispettivamente. 10 alle medie e 15 alle superiori su ciascuna lingua. 10 per il primo grado e 15 per il secondo grado per ciascuna delle due lingue. Quindi aspettiamo la risposta del Ministero. Spero che questo sia chiaro. Vorrei capire, Simone, se attiverai i percorsi a 30 CFU per abilitazione a classe di concorso A46. A46? Dio buono, cos'è A46? No. No, A46 non è prevista. A46, l'economico-giuridico, in pratica... Credo che non venga attivato alla fine da nessuno in Toscana perché fa bisogno il nullo. E diciamo, attenzione che c'è l'incrocio fra diverse cose. Ora incomincio a fare risposta un pochino più raffinata. Cioè, ci deve essere anche la necessaria competenza nell'università per l'organizzazione di questi corsi. Ci devono essere persone che sanno insegnare ad insegnare, e questo non è molto comune, soprattutto nel settore economico-giuridico. Facciamo un po' di risposta anche qui dalla sala, però bisogna che veniate al microfono, se no non si sente. Dovete fare un po' di fatica anche voi, se no lo faccio solo io. Sì, volevo chiedere. Mi passo ad aver capito che chi ha la 42 non viene fatto niente qua, forse a Firenze. E che in giallo sopra è scritto. No, questo dovrebbe essere. Sì, sì, sì. E per chi fa diritto, niente. No, ok. Poi chiedevo chi ha già 24 CFU, questo prossimo concorso. Può partecipare o deve comunque conseguire prima del concorso 30? Può partecipare. Allora, può partecipare, però comunque sia, gli sarà chiesto di integrare. Se vince il concorso, fare i 36. Cioè. Dunque, è prevista la terza soluzione, no? Rispetto alle due che vi ho indicato, anzi alle tre che vi ho già indicato. La quarta soluzione, quindi a questo punto, è quella dei vincitori di concorso che sono in possesso dei 24 CFU. Quest'anno il Ministero ci ha detto non va attivata perché il concorso di cui si parla non è quello vecchio, ma è quello nuovo. È quello che verrà bandito nel 2024. Quindi l'anno prossimo ci sarà un PF60 ridotto a 36 per i vincitori del concorso. Scusate, posso integrare la domanda? Prego. Come altri penso, abbiamo conseguito i 24 CFU dopo il 31 ottobre. Anche noi potremmo fare il concorso oppure no? No. Ok. Chiedevo una cosa, se... Sì, un attimo per rispondere al microfono. No, dopo il 31 ottobre non si può partecipare al concorso, quindi voi potrete iscrivervi al PF60 avendo, diciamo, il riconoscimento crediti sulle materie che avete conseguito durante i 24 CFU. Va bene, grazie. Prego. Poi c'è un ringrazio. Altre due domande. Chi diciamo ha 3 anni di esperienza, il concorso lo può fare, chi ha insegnato o no? No, cosa chi ha già insegnato per 3 anni, 36 mesi, non dovevo durare.
E l'ultima cosa, non so se rientra in questo discorso, per chi è in supplenza nelle graduatorie GPS, se le prossime graduatorie saranno, basteranno 24 CFU, dovranno essere conseguiti tutti 60? No. No, ci sono notizie sulle GPS, quindi non sappiamo se per l'iscrizione del GPS ci vogliono anche un CFU, non credo. No, a parte il fatto che tecnicamente dichiaro di non essere in grado di rispondere a questa domanda, però poi grazie. Per quel che ne so, ancora non c'è nessuna certezza su questo argomento. Cioè, purtroppo è tutta una materia molto fluida e in parte bisogna aspettare la conclusione anche del PF60. Allora, sono contemporaneamente iscritto a un corso di dottorato e a un corso di laurea magistrale. Posso iscrivermi anche al percorso abilitante mantenendo le iscrizioni suddette? Io dipende dal regolamento del corso di dottorato. Io non credo, cioè francamente c'è un regolamento, sì. Il regolamento del dottorato che per esempio vieta quindi bisogna vedere il suo dottorato, che tipo di regolamento c'ha. La risposta che mi danno gli esperti, soprattutto il dottorato, è questa. Collegato a quest'ultima domanda, nel caso in cui si abbiano 24 CFU e al momento si stia facendo un dottorato, quindi non si sia interessati a fare quest'anno il percorso, varranno anche in futuro o dovremo ricominciarlo da capo? I 24 CFU naturalmente vi rimangono, voi avete conseguito un certificato, cioè vi è stato consegnato un documento ufficiale che attesta il vostro percorso, per quanto provvisorio ridotto, quindi non è che ha una validità limitata. Potrete chiedere il riconoscimento, credo. Per il riconoscimento, non per fare concorso. Ah, sì. No, scusa. Per l'iscrizione, io sto parlando del PF60. Io stavo parlando dell'iscrizione del PF60. Per i concorsi, quella roba lì vale solo per il periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2024. No, ma è chiaro che un riconoscimento crediti vi sarà sicuramente effettuato. Il percorso sarà di 60 con il riconoscimento. Sì, allora, appunto, cioè, distinguiamo. Tecnicamente sono due cose diverse. Una cosa sono coloro che deterranno i 24 CFU e avranno vinto il prossimo concorso, quelli hanno diritto a un percorso dedicato che si chiama da 36 CFU. Fra noi colleghi toscani, così per scherzo, abbiamo detto quegli altri fanno il percorso da 60-24. Ci siamo intesi? Era questa la mia domanda, cioè, perché io li ho conseguiti qui, come molti e molte, ho conseguito 24 CFU a Siena prima del 31 ottobre 2024, sì. Quindi io comunque dovrò farne 36, però saranno 60-24, come ha detto lei. Però senza dover fare concorsi prima, perché le normative dicono che bisogna vincere un concorso e poi si possono. No. Allora, sì, il testo era ambiguo. Siamo d'accordo, non ci sono dubbi. Abbiamo chiesto esplicitamente, in presenza di tutti i dirigenti del Ministero, a quella famigerata riunione che abbiamo fatto tre settimane fa, come andava inteso, e loro ci hanno detto no, va bene l'interpretazione che avete dato in Toscana, quindi diciamo l'unica cosa è fatto salvo che eventualmente voi dovete fare comunque 10 CFU di tirocinio, quindi non ve li toglie nessuno. Ma chi ha i 3 anni di anzianità? Concluda la domanda. Chi ha i 3 anni di anzianità e i 24 CFU, in che ginepraio si immette? Ma
cioè, nel senso che era letto da qualche parte che chi aveva 3 anni di anzianità, no, allora, 24 CFU, allora, chi ha conseguito il 24 CFU ha sicuramente diritto a partecipare al concorso senza necessariamente iscriversi quest'anno al PF 60. Tuttavia, diciamo, la medicina amara prima o poi la deve bere. Perché anche io che ho 24 CFU devo vincere il concorso il prossimo anno, e se lo vinco comunque sia... Sì, comunque sia, una volta vinto il concorso dovrete fare un pezzo del percorso abilitante. Questa è la regola. Questa è la regola. Una domanda, ma quindi se qualcuno vuole intraprendere adesso il percorso può farlo? Mi scusi, non ho sentito proprio, non ho sentito fisicamente cosa mi ha detto. Se qualcuno vuole intraprendere il percorso direttamente quest'anno, anche se hai 24 CFU, può farlo già da quest'anno? Sì. Però deve fare ufficialmente quello da 60, capito? Sì, non ne fa uno ufficialmente tagliato a 36. Deve fare il percorso da 60, sì, con applicando e chiedendo il riconoscimento dei suoi crediti. Non mi torna, cioè non è giusto, però va bene, insomma, ecco, può farlo quindi. Ah sì, certo che può farlo. Ma perché non gli valgono invece i 24 CFU da subito? Non ho capito. Perché non gli valgono i 24 CFU da subito? Ma cosa vuol dire non valgono da subito? In che senso non valgono da subito? Abbia pazienza. Ho già 24 CFU. Mi servono per raggiungere quanti? 60, ok? Cioè, se vinco il concorso, poi devo farne quanti? Quanti ne devo fare? 36. Perché non le posso fare subito 36? In sostanza li farà. Ma io non è che posso mettermi qui però e firmare un documento. E ho detto che a livello... Mi scusi, professoressa, mi scusi. Sì. Mi faccia finire. Le ho detto che a livello toscano ci sarebbe un accordo tra le nostre università per cui voi che avete conseguito 24 CFU troverete piena accoglienza alla domanda di riconoscimento crediti. Perché? Questo perché in realtà il decreto imporrebbe che ci sia un limite di riconoscimento a 12 CFU. Okay? Invece per chi li ha conseguiti 24 ottenendo il certificato, si è verificato facendo l'apposita domanda al Ministero che si può eccedere e si possono riconoscere eventualmente tutti e 24. Ok. Va bene, questo diciamo a, tra virgolette favore lo fanno, chiamiamolo favore, però è quello che non mi torna è perché non si possono fare da subito questo riconoscimento, questo non mi è chiaro, però passiamo oltre. Un'altra domanda invece è, bisogna seguire, cioè c'è la frequenza a quanto capito? Allora, sì, scusate, questo è un argomento importante, grazie per questa domanda. Okay. Dunque, la frequenza è obbligatoria sul 70% del totale dei corsi. Okay? Ci sarebbe un limite al 20% di erogazione online, ma quest'anno ci hanno dato la deroga per cui possiamo fare fino al 50% dei corsi online. Online vuol dire, attenzione, in sincrono, okay? Quindi con collegamento da casa, però sincrono, no? Asincrono quando uno gli pare a lui. In contemporanea, in simultanea con lo svolgimento della lezione. E tutti i corsi di area trasversale, poi faremo un incontro apposito, non vi preoccupate, quando ci daranno l'accreditamento, ci ritroveremo di nuovo e rispiegheremo tutto pazientemente da capo. Però
L'idea è che tutti i corsi di area trasversale, quindi le pedagogie, le psicologie, l'antropologia e quant'altro, la parte diciamo di legislazione scolastica, la parte informatica, la parte linguistica, tutte queste cose qui che corrispondono a un totale di 24 CFU su 60 verranno erogati in remoto, in sincrono, con attenzione naturalmente la presa del nominativo, della presenza del nominativo, quindi uno quella parte di lezione lì deve dimostrare, verrà verificato che le ha seguite in remoto grazie a Webex e alla piattaforma che utilizzeremo, in modo tale da verificare che uno poi abbia frequentato almeno il 70% dei corsi. Ok? Io posso? Prego. Quindi praticamente il 50% è seguirlo online, mentre il 50% regola. No, non sarà il 50, se la matematica non è un'opinione, 24 su 60 non sono il 50%. La legge dice fino al 50%, noi utilizziamo 24 su 60, quindi la percentuale è un po' inferiore. Ah, ok, grazie mille. E l'ultima domanda, per la classe di concorso A52 e A60, prima nel PDF non si è visto? Ci sono tre posti che probabilmente, sull'A52 mi sembra che la faccia Pisa, no la fa Firenze, e l'A60 invece non la fa nessuno. Ok, grazie mille. Scusi, scusa una domanda. Però bisogna darsi un po' una regolata. Ora faccio parlare un pochino quelli qui in presenza, poi vi ripasso il microfono. A proposito della scorciatoia, per cui se mi ricordo bene abbiamo una prima fase di 30 CFU, di cui abbiamo anche una parte di tirocinio, mi sembra 15. Se uno ha già fatto 24 CFU, si sa già quali sarebbero le materie di questi primi 30 CFU, e quindi se nel caso uno di 24 potrebbe già impiegare e fare soltanto il tirocinio, oppure presto? No, si sa perché abbiamo già costruito l'offerta didattica, però io ora non ve lo dico. anche perché va fatta domanda, e la risposta è una risposta individuale, cioè bisogna stare attenti perché vabbè, però possiamo dire quanti CFU trasversali ci sono nei primi 30, quella è un'informazione che abbiamo. Sì. Va bene. Sì. Ma se apri quel file, si vede tutto. Questo qua, no? Però non serve a fine del concorso, perché bastano 24 CFU per fine concorso. Basta, non serve il tirocinio poi. I 30 CFU servono per chi non ha i 24, chi ha i 24 può fare direttamente il concorso. Benissimo. Quindi no, in realtà non mi interessa molto in questo momento. Ok, perfetto, grazie. Sì. No, sono questi qui, sono 6. Sì, questi sono i primi 30 CFU di 60. Quindi ci sono 4 CFU di corsi di pedagogia, 2 di legislazione scolastica, 2 di ulteriore metodologie didattiche in ambito pedagogico e 7 di didattiche disciplinari. Sì, certo, penso io. Volevo chiedere, quindi ogni percorso da 60 CFU parte legato a una singola classe di concorso. Quindi questo significa che essenzialmente una volta che si sceglie un percorso legato a una certa classe di concorso, tutte le altre che uno possibilmente può scegliere vengono automaticamente escluse, per senso. No. Pagando altri 2500 si possono fare i costi. Pagando si ottiene sempre più. Allora, a parte gli scherzi anche di cattivo gusto, allora,
Naturalmente uno, una volta che ci sono due questioni. Il decreto prevede che alcune classi di concorso possano essere accorpate. E questa era la nostra intenzione, quindi noi non volevamo aprire 17 percorsi formativi separati, ma volevamo aprire in sostanza 8, alcuni dei quali, diciamo, contenevano all'interno più classi di abilitazione, fermo restando che uno comunque poteva iscriversi a una soltanto, rispondendo alla sua domanda. Però è chiaro, allora, il paradosso è stato che il decreto consentiva questo, il portale di accreditamento non lo permetteva, no? L'informatica vince sul diritto. Okay? Per cui siamo stati costretti a indicare i percorsi formativi separati senza la possibilità di accorpare. Questo non credo che ci vieterà, una volta ottenuto l'accreditamento, di riprendere in mano questa operazione. Però è chiaro che ci sono, facendo il solito esempio di prima, le classi di abilitazione di matematica, di scienze di matematica applicata, di matematica e fisica hanno un'ampia sovrapposizione, sovrapponibilità, e si distinguono per pochi CFU. Okay? Questi pochi CFU tuttavia li separano e le differenziano, e quindi uno, se vuole conseguire, deve conseguire in cascata, diciamo, in anni successivi, però otterrà una fortissima riduzione di numero di CFU da effettivamente conseguire, e sperabilmente usciti da questo momento così di emergenza, in cui tra l'altro le regole sono molto complicate e stringenti, poi ci sarà anche modo di applicare dei criteri di riduzione di sconto per le tasse che seguiranno. Chiaro che se uno vorrà conseguire, dopo aver conseguito matematica, anche scienze matematiche applicate, dovendo fare magari, che ne so, dico un numero a caso, 9 CFU e basta, chiaramente non pagherà 2.500 euro come la prima volta. Questo è un esempio. Scusi. Se posso giusto completare la domanda, ma quindi mettiamo caso, perché è quello che conosco io, abbiamo le classi di concorso di italiano e latino che servono poi per lo scientifico, e poi latino e greco che servono per il classico. Per accedere a queste classi di concorso con il titolo della laurea servono determinati CFU che sono indicati. Se nel caso uno nel proprio percorso di studi riesca tramite esame scelto o in esubero ottenere quei CFU per entrambe le cose, poi il PF60 ci sono ulteriori differenze, oppure è più facile ottenere quell'accorpamento? Allora, i percorsi delle due classi, anche lì, per come li abbiamo pensati, Simone Giusti spero mi confermi, hanno una sovrapponibilità notevole, sì. D'accordo? Quindi però rimane quello che ho detto prima, sono due classi di abilitazione separate, e quindi richiedono due PF60 diversi. Poi l'altra cosa su cui vorrei che puntaste tutti l'attenzione è la questione del fabbisogno, cioè mentre italiano e latino per le superiori è una classe che ha un numero di studenti ammissibili piuttosto alto, in linea di principio il fabbisogno per latino e greco purtroppo è zero, quindi cioè, giocatevi bene le vostre carte, cioè fate delle scelte, no, per amor di Dio, le scelte di cuore e di interesse sono importantissime, però cioè, state attenti a non bruciarvi delle possibilità. Sentiamo un attimo da remoto chi è che voleva intervenire. Posso? Era io una domanda. Buonasera, mi scusi. Allora, per quanto riguarda la partecipazione in presenza o meno, io, se non ho capito male, i famosi ingabbiati, cioè quelli che sono già di ruolo, che vogliono acquisire il CFU per
per la, diciamo, l'abilitazione per un'altra classe di concorso dovrebbero seguire solo da remoto. Sarà così? No, possono seguire solo da remoto, sì, sì, certo. No, perfetto. La mia domanda è sempre Una domanda, scusate, io sto frequentando il PFA sempre all'Università di Siena per la scuola superiore. Qualora dovessero uscire questi... Scusi, per il PFA, per la specializzazione... Per il sostegno, sempre a Siena. La scuola di specializzazione per il sostegno, sì. Esatto, sempre a Siena, sempre da voi. Se dovessero uscire i percorsi abilitanti, io già ho abilitazione in altra classe di concorso, come la collega che ha parlato prima. Cioè, volendo, potrei partecipare a entrambi i percorsi, sia al corso di specializzazione che eventualmente all'abilitazione? Ma allora, se uno sta alle regole generali, attualmente la legge ha dato la possibilità di iscrizione a due lauree separate, a due percorsi universitari separati, quindi diciamo, in linea di principio sì, bisogna stare molto attenti perché diciamo ci sono dei vincoli molto forti, no? Sul PF60 di sicuro, ma immagino anche sulla scuola di specializzazione per ciò che concerne le presenze, il numero minimo di presenze, e quindi se ci sarà sovraffollamento dei corsi, questo diventa oggettivamente un problema. Vabbè, se lei considera che i corsi del TFA, le lezioni sono tutte il fine settimana. Ma anche questo, poi... però abbia pazienza, dottoressa, cioè, tenga conto che se noi vogliamo realizzare questo sogno di riuscire a stare entro il 28 febbraio, saremo costretti a fare esattamente la stessa cosa anche con il PF60. Quindi cioè, non è colpa nostra, cioè, ci costringono a fare delle scelte che vanno in sovrapposizione. Non è che possiamo moltiplicare i pani, i pesci e soprattutto il ferro. No, io l'unica cosa che pensavo, ma così tra me e me, siccome si tratta di devo acquisire solo 30 CFU, a quel punto se c'erano anche previste delle lezioni, tra virgolette, pomeridiane, anche infrasettimanali, volendo, si potevano fare entrambi, però se lei dice in questo modo... No, allora ci sarà... La nostra intenzione è quella di fare un orario su cui il bravissimo professor Orefice ha già... un po' messo mano e ci ha già fornito una prima bozza in cui diciamo le didattiche disciplinari dovrebbero essere tenute nei pomeriggi dei giorni feriali. Naturalmente l'idea è quella di occupare i pomeriggi per rispetto verso chi magari sta già insegnando e quindi ha da lavorare la mattina, e i corsi di area trasversale possibilmente nella seconda metà, anzi nei fine settimana. Purtroppo nei fine settimana, perché il calendario ci obbliga a occupare anche il weekend, di fatto, non sapendo quando diavolo potremo partire, come ho provato a spiegare fin dall'inizio. Sì, benissimo, va bene. L'importante è che al momento dell'iscrizione magari ci fornite... No, allora, ripeto a tutti che a parte che questo incontro viene registrato, poi faremo sicuramente un secondo incontro una volta che noi avremo le regole ben dettagliate e sapremo cosa dobbiamo fare e cosa voi dovrete fare. Vabbè, grazie mille. Intervenire? Qualora fossero e accorpate le classi di concorso... Scusate. Potrei intervenire, chiedo scusa? No, vi chiamo io. Ok, grazie. Okay. Allora, parlo per me, ma magari anche per qualcun altro. Allora, io ho conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre, ma non mi laureo a dicembre, mi laureo ad aprile. Quindi... ci sarà un concorso in questa primavera, ma può essere che io non rientri perché magari lo fanno tipo a marzo o inizio aprile e io mi lavoro intorno al 20 aprile. Quindi... No, ma se lei fa i primi 30 CFU,
entro il 28 febbraio ha diritto a iscriversi. Quindi, ce l'ha già il 24. Ah, ce l'ha già, scusi. Ma è laureato, devi essere laureato. Puoi scrivere in deroga. Ma sotto, in deroga, sì. Anche non laureato. Perché io i 24 li ho conseguiti entro il 3 di ottobre, sì. Quindi questa cosa l'ho messa da parte. Sì. Ma non mi laureo prima del concorso che uscirà. Quindi comunque cosa mi conviene fare? Iscrivermi 30 entro il 28 febbraio? Però comunque io 24 ce li ho, quindi non dovrei farli quei 30? Consiglio personale, faccia l'anno prossimo, però per il concorso si informi se può iscriversi in deroga. Poi sì. Ok. Sì, questo, però lo vede nel regolamento del concorso. Ok, non c'è il bando di concorso. Che lei corra per avere i 30 CFU non ha senso perché ha già i 24. Okay. Però ovviamente perché la laurea serve anche con i 30 CFU. Sì. La laurea è titolo d'accesso. Ok. Vabbè. E invece mi chiedevano chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre, ma non si laurea ad aprile. Non si sempre si laureerà? Ma quando si laureerà? Non so. No. Ho capito. Ok, ha capito. No, però il problema è quello che ricordavo prima, cioè ci è stato detto che diciamo il certificato del 60 CFU, d'accordo, può essere ottenuto e l'esame finale può essere sostenuto solo se si è conseguita la laurea. Anche per i primi 30 CFU? Quelli no, i primi 30 sono free. Sono okay, per chi vuole. Non c'è nessun esame. Però per me non ha senso che io li faccia. Sì, no, non ha senso. Ok, va bene. Però, no, vabbè, è difficile dare... C'è scritto, se c'è già i 30, ma non sei laureato, ti puoi scrivere con... Cioè, allora, sentiamo un attimo la dottoressa Lucia Cicchitti. Sì, salve, dunque, come ho già scritto nella chat, praticamente io insegno i campioni sulla B12 a Grosseto, ok? Mi sente? Non, sì, ma non ho sentito, non ho invece capito, se non posso... Ripeto, da alcuni anni insegno a Grosseto sulla classe di concorso B12, laboratorio di chimica e microbiologia, ok? Mi chiedevo se vengono attivati i percorsi abilitanti su questa classe di concorso e se eventualmente potessi, diciamo, usufruire dei 24 CFU che ho già conseguito presso l'università perché sono laureanda allo stesso tempo. Quindi potrei sommare le cose, quindi usufruire dei 24 CFU sulla B12 se viene attivato un percorso abilitante su questa CDC? Allora, che io sappia, la B12 non viene aperta da nessuno. Perfetto, allora passo alla seconda domanda. Sono laureanda in DAMS indirizzo musica vecchio ordinamento, quindi posso accedere a 3-4 classi di concorso, tra cui educazione musicale nelle medie, nelle superiori, storia della musica. Mi chiedevo quindi, siccome pochissime università o forse nessuna attiverà corsi abilitanti su musica e siccome so che esiste una legge che va ad equiparare i diplomi di conservatorio con le lauree in DAMS o musicologia, qualora venissero attivati questi percorsi abilitanti appunto presso il Conservatorio di Firenze o qualcun altro, diciamo anche al di fuori della regione, potrei appunto partecipare, seguire questi concorsi, sì. Questi percorsi abilitanti in conservatorio? Sì, io credo di sì, però bisogna anche dare verifiche. Su questa materia io non ho approfondito granché, perché per ovvi motivi, insomma, però... eventualmente le posso mandare se mi contatta per posta elettronica, sì. Casomai per tutti il mio indirizzo è mariotti@unisi.it, è molto semplice. Chi ha da pormi ulteriori questioni che restano in evase stasera, eventualmente mi può contattare se non pretende, sì, che mi risponda immediatamente. E posso, sì, perché la riguarda, posso cercare di mettere in contatto con le persone che sicuramente hanno delle... Perché poi mi chiedo scusa, un altro particolare, io mi laureerò praticamente nel mese di aprile, ok? Quindi iscrivendomi ai percorsi abilitanti, do prima la tesi di laurea e poi gli esami abilitanti, giusto? Se ho ben capito? Sì. Sì. Giusto, ok. Per concludere il percorso dovrà essere laureato. Cosa mi scusi?
per poter concludere il percorso formativo da 60 dovrà essere laureata. Sì, ad aprile mi laureo, tranquillo. Okay. Quindi Mariotti chiocciola unisi.it, giusto? Unisi. Perfetto, stasera le scrivo, grazie mille. Mi scusi, vorrei solamente chiedere se ci saranno altri conservatori nella Toscana che apriranno appunto i percorsi formativi per le discipline musicali. No, a quello che risulta sarà soltanto Firenze. E se non dovesse bastare, insomma, si va... No, vabbè, non ritengo che sia plausibile che venga bocciato, francamente. Cioè, ripeto che il Ministero ci tiene che le università organizzino questi percorsi formativi, quindi sarebbe molto strano che non venissero accreditati, ora, a meno che non si trovino in condizioni speciali, peculiari, per cui insomma non hanno aule a disposizione o non hanno un certo numero di insegnanti. Ecco. Se, però a quel che mi risulta, Firenze dovrebbe essere tranquillamente pronta per organizzare questa settimana. E un'altra domanda, ho visto che alcune università telematiche offrono delle loro offerte formative riguardo ai 60 CFU, vi risulta che questi siano percorsi ugualmente validi formalmente? Ma vuole una risposta ufficiale o una risposta ufficiosa? Quella che è in grado di darmi, ufficiale, va bene tutto. Non, preferirei non rispondere, francamente. Preferirei non rispondere. E penso che lei capisca a questo punto. Sì, va benissimo. Va bene, la ringrazio. Posso, professore? Scusi, posso fare una domanda sul TFA? C'è un po' di confusione, c'è Chiara Lorenzetti, dai. Grazie. Allora, io sono entrata un po' tardi, quindi spero di non ripetere una questione ampiamente discussa. Essendo che appunto i numeri si baseranno sul fabbisogno, a me non è ancora chiaro quali saranno e come e su che cosa verteranno le prove di ammissione. No, non sono prove, abbia pazienza, questo l'avevo detto in effetti. Non si tratta di prove di ammissione, sono... verrà effettuata una selezione sulla base, diciamo, di titoli conseguiti e non è chiaro quali sono i parametri. Potrebbero essere, per chi ha già insegnato, l'anzianità di servizio, per chi non ha insegnato, il voto di laurea, cose di questo tipo. Quindi non sarà un numero chiuso, nel senso che dovremo sostenere una prova, ma sarà su dei prerequisiti che noi già abbiamo e in base a una serie di parametri verranno valutati. Sì. Diciamo, è un numero chiuso poi alla fine, se vogliamo essere pratici e concreti, però diciamo, la selezione avviene non su un esame, ma su... se volete, sull'esame di titoli, non sull'esame canonico di ingresso. Quindi questo sarà a quanto sapete sarà ministeriale oppure ogni ateneo accreditato? No, le regole ci vengono dettate dal ministero, noi non siamo autorizzati a introdurne, comunque sia, se ci sarà una parte, come dire, in cui dovremo prendere delle decisioni, siamo d'accordo che le decisioni saranno prese a un tavolo regionale, saranno le stesse per tutti gli Atenei toscani. Questo ce lo siamo già detti e ci siamo fatti una promessa tra gentildonne e gentiluomini al tavolo regionale. Quindi per evitare sperequazioni e per uniformare, diciamo, in modo chiaro le regole, almeno sulla nostra scala regionale. Ho provato sul TFA. Qualora fosse sì, grazie, gentilissimo. Una domanda che allora io volevo abilitarmi sulla A54, storia dell'arte. Volevo un attimo capire prima riguardo allo schema che ha mostrato. Perché c'era scritto un strasi però zero, non ho capito bene se... Allora, probabilmente dovrebbe essere stata aperta soltanto da un istrasi.
Ok. Unistrade dovrebbe voler aprire. Vedremo se il Ministero risponderà positivamente alla richiesta. Quindi solo per storia dell'arte, credibilmente la chiesa di Unistrade per questa classe di cuore. Unistrade, sì. Ok, altra domanda che chiedo se accomuna a tutti. Io sono docente di ruolo sul sostegno, sono entrato di ruolo nel 2021 e ho specializzazione infatti sul sostegno sia sul secondo grado che sul primo grado. I 24 CFU li ho acquisiti nel 2018 nella prima tornata del FIT-LUNSI, quindi ho sia 24 CFU e abilitazione sul sostegno secondo grado e primo grado. Dovrei fare quindi il percorso, se ho capito bene, solo dei 30 CFU, corretto professore? Quale percorso di fare? Sì, dunque, se chiami l'insegnamento, secondo me lei ha già la prima, no, ma c'è di ruolo sul sostegno, esatto, di ruolo sul sostegno, sta lavorando, viene 60 per 24 online. Giusti mi dice che la situazione vuole fare, se trovo qualche 24 però online, come non si sa, lei dovrebbe aver diritto a fare 60 meno 24 online, okay, addirittura a distanza, perché rientra fra quelli che in pratica chiedono un'ulteriore abilitazione, no? avendone già conseguito. E dovrei fare anche i 15 CFU di tirocinio? No. Si risponde a tutte domande così puntualmente come se fossimo già al tavolo di iscrizioni, non riusciamo. Sì, no, questo non glielo so dire, dai. Ok, va bene, quindi 60 meno 24, intanto è questo. Grazie. Dunque, una domanda, lei ha parlato prima di accorpamento di classi di concorso, no? E qualora fossero accorpate la AB24 e la AA24 in una unica classe? No, ma non può essere, abbia pazienza dottoressa, non può essere accorpato in un'unica classe, viene accorpato il percorso formativo, sì, nel senso che c'è un'unica regia e una offerta didattica che è molto simile, è praticamente sovrapponibile per un buon numero di CFU, eccettuato un residuo di CFU su cui i due percorsi si differenziano. Ecco. Okay? Sì. Deve essere garantito che c'è una differenza tra le due, perché le classi di abilitazione sono distinte e i percorsi formativi devono rimanere distinti. Sì, onore. Lo so, però abbiate pazienza, cioè imparate che io sono uno scienziato e sono fissato, però il linguaggio è fondamentale, bisogna usare il linguaggio corretto. Però pagano per questo, quindi bisogna imparare a usare il linguaggio corretto. Quindi non è un accorpamento di classi, non è un accorpamento di classi, è un accorpamento in corso formativo che si distingue poi tra diverse classi di abilitazione che vengono mantenute separate. Professore, scusi, posso intervenire un attimo? Sono Silvia Franci, poi mi devo scollegare. Mi dica. Allora, l'ho scritta anche in chat, però l'ho scritto male, mi è uscita qualche lettera di troppo, diciamo. Per quanto riguarda chi ha già l'abilitazione sul sostegno ed è già di ruolo, ed è anche il mio caso come quello del collega precedente, a me non torna che si debbano fare i 36 crediti, ma tornerebbe che se ne debbano acquisire 30 online. Può darsi? Perché io da decreto avrei letto questo. Sì, allora la vostra situazione, questo mi sono riuscito a spiegare sufficientemente bene, la vostra situazione è descritta in sostanza non da questo decreto ministeriale, ma da un altro testo, da un'altra legge che è in pratica il mille proroghe, in sostanza, della pubblica amministrazione, in cui a un certo punto, tra le tante cose che si dicono, si parla di tutto il mondo, ci si infila questa
norma che riguarda anche di rimbalzo dei percorsi formativi che stiamo discutendo e che però genera una casistica ulteriore, d'accordo? Quindi tutto quello che io vi ho detto è fondamentalmente legato alle cose scritte nel decreto del 4 agosto pubblicato il 25 settembre. Questa regola che la interessa personalmente, così come interessa altre persone che sono intervenute, non è nel decreto, nell'offerta didattica che abbiamo composto, i vostri casi ancora non sono previsti. Di sicuro vi spetta di fare 30 CFU interamente online, d'accordo? Però diciamo, dovranno essere dei percorsi formativi, come dire, che vengono costruiti, no, sulla richiesta individuale, in buona sostanza. Bene? Cioè, non possono essere normati in modo unico, regolamentati in modo unico, costruiti in modo unico, perché ciascuno di voi chiederà chissà cosa, avendo già chissà quale classe di abilitazione, e dovremo vedere caso per caso come riuscire a risolvere il problema, d'accordo? Quindi è mia intenzione, ora su questo poi prendete questo come vice d'inventario, per amor di Dio. Discuteremo con il centro di Ateneo che si va a costituire per legge i casi che vi competono. Ci riuniremo prima. Eugenione e questo è Bracciante. Aiuto, magari. Sento più. Separate. Ci riuniremo in modo tale da cercare di definire se vorremo davvero farvi accedere ai percorsi e in che modo. Ok? Questa è l'unica cosa che posso dirvi in modo chiaro e definitivo. I vostri casi, per il momento, non c'è stato il tempo materiale di strutturare e di considerare. Cioè, non possiamo dividerci ulteriormente, siamo già frammentati. C'è la dottoressa Santiccioli. Però più che questo non posso dire, è inutile fare altre domande. Dottoressa Santiccioli. Buonasera. Io volevo fare una domanda più pratica. Prima lei ha spiegato che su quell'accordo, diciamo, della regione, sì, i posti banditi sono suddivisi, diciamo, tra le tre facoltà. Io mi sono interessata alla 026 e c'è per esempio Pisa e Siena, e lei mi ha detto sottinteso Firenze, se ho capito bene. È diviso su tutti e tre gli Atenei? Esatto, della regione. Sì. Okay. Sì. Ecco, la domanda è questa. Quando lei dice Siena, intende anche ad Arezzo o sarà soltanto a Siena? Ok, grazie per questa domanda. Allora, come ho detto, i corsi di area trasversale alla fine non interessano, sono erogati online in sincrono, quindi non c'entra la sede di Siena o di Arezzo, d'accordo? Mentre invece, per quel che riguarda le didattiche disciplinari di tutti i corsi, tutti i percorsi formativi, d'accordo? Verranno tenuti in una sola sede, che sarà o Siena o Arezzo, a seconda della classe di abilitazione specifica, fatta eccezione per matematica e scienze per le medie e per l'italiano, storia e materie letterarie sempre alle medie, perché queste verranno erogate per le didattiche disciplinari sia a Siena che ad Arezzo che a Grosseto, cioè ci sarà la possibilità di seguire a Siena, ad Arezzo e a Grosseto. Okay? Matematica, la sua, che evidentemente mi sembra di capire l'interesse, si svolgerà sicuramente a Siena. Ok. Cioè, se ho ben capito, quindi
I percorsi trasversali eventualmente e i tirocini saranno in tutti gli atenei, invece quelli specifici della classe di concorso saranno solo a Siena. No, no, abbia pazienza, non ho detto questo. Ho detto che i corsi di area trasversale sono erogati online. No, scusi, avevo capito ora, sì, quindi quelli si accede con una volta. E diciamo, non tutti i corsi di didattica disciplinare sono tenuti a Siena, perché se non vado errato, i corsi di area linguistica saranno tenuti ad Arezzo, ok? Sì, quello andrà visto di volta in volta, praticamente. La sua conclusione non era strettamente corretta, ancora una volta, io tendo ad essere un po' pignolo e mi scuserete. Facciamo intervenire un attimo le persone resistenti qui in sala. Spero che non costringi la un'autodeterminazione, un riconoscimento del servizio prestato sulla propria classe di concorso, magari per i crediti di tirocinio, oppure no? Allora, i crediti di tirocinio sì, possono essere riconosciuti, però c'è un minimo che deve essere comunque seguito. Quindi, per esempio, no, per i 24 CFU si dice almeno 10 devono essere fatti. E quindi, diciamo, una parte dovranno essere riseguite, diciamo. Nuovamente completati durante il PF60. C'è il dottor Francesco Santini. Scusi, no, io ho una domanda molto veloce, ma se io faccio un percorso, ad esempio, di questo 60 CFU per... No, l'ho persa, non riesco a sentire. Lei sta parlando, ma noi non la sentiamo. Mi senti? Scusi, adesso scusi. Mi sente? Mi sì, sente? Scusi, ho sbagliato io. Prego. No, scusi, no, io ho una domanda veloce. Se io faccio, ad esempio, il percorso da 60 CFU per conseguire l'abilitazione, faccio un esempio in matematica e fisica, dopo però, quando io mi segno sulle graduatorie, posso fare anche le supplenze di altre materie, tipo ad esempio matematica applicata, oppure io dopo sarò legato solamente a quella materia fino a che non rifaccio un altro percorso e non conseguo un'altra abilitazione? Allora, per quello che ho capito io e che non è detto che sia corretto, ci sono diverse categorie, no, di graduatorie, per cui esiste il livello di graduatoria, tra virgolette, quella più bassa, diciamo, che permette di accedere soltanto come ultima istanza alla supplenza di insegnamento, in cui uno dovrebbe potersi iscrivere più o meno sempre. Invece l'abilitazione consente di iscriversi nelle graduatorie di rango, fra virgolette, superiore. Però sulle altre classi di abilitazione, secondo me, la risposta è sì. Cioè, lei potrà... Cioè, io chiaramente, non avendo i 24 CFU, attualmente io non mi posso inserire in nessuna graduatoria, quindi chiaramente finché non faccio questo percorso non posso inserirmi neppure in seconda fascia per quelle altre materie. Al di là della materia, se prendo l'abilitazione, poi magari vado in prima fascia su quella materia. Però le altre... Allora, come vede, diciamo, io guardi, non me la sento di dare una risposta certa, abbia pazienza. Cercheremo di raccogliere tutte le informazioni. Noi avremo uno stretto contatto e dovremo integrare il centro di Ateneo e anche i percorsi formativi con personale strutturato, docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e a quel punto il nostro compito sarà estremamente facilitato, perché diciamo, le risposte a questo tipo di domande che riguardano di più il Ministero dell'Istruzione e non il Ministero Università e Ricerca sicuramente potranno essere soddisfatte con certezza e senza che io
continui a combinare pasticci, quindi mi scuso, ma diciamo questo rimando a quel momento il, diciamo, una risposta più sicura. Giacomo, dai. Buonasera, io avevo una domanda che spero sia a beneficio di persone che si trovano nella mia situazione e riguarda il concetto di abilitazione. Ora, io riporto il mio caso specifico. Io ho sostenuto il concorso ordinario 2020 e sono abilitato per una classe di concorso che è inglese alle medie, ma non sono di ruolo, perché sono abilitato, ma non vincitore, non essendo rientrato nei posti messi a bando, per cui faccio un esempio, c'erano 80 posti, io sono sotto l'80° posto, per cui sono idoneo, abilitato, ma non vincitore, non di ruolo. L'abilitazione diventa requisito per partecipare ai prossimi concorsi, non quello terra straordinario, ma i prossimi. La prima domanda è questa: io sono già a posto avendo un'abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario, o devo fare dei crediti 30, 36 o 60? Grazie. Ma lei si è potuto iscrivere al concorso in deroga? Cioè lei non si è iscritto benché, si è potuto iscrivere benché non avesse i 24 CFU? No, io ho i 24 CFU e lavoro da 3 anni e mezzo come insegnante in scuola superiore. Sì, ok. No, secondo me lei non... Io non me la sento di dare ancora una volta, come dicevo prima, le risposte definitive, però apparentemente, diciamo, la sua situazione dovrebbe essere per i 24 CFU tutto in qualche modo si esaurisce con il 31 dicembre 2024, poi eventualmente se dovesse iscriversi a un percorso formativo, chiaramente, come dicevo prima, potremmo pensare di riconoscere. E per quel che riguarda l'abilitazione che ha già conseguito, cioè io non penso proprio che abbia senso, diciamo, da parte sua dover ripassare attraverso lo stesso tritacarne. Però anche su questo la invito caldamente, diciamo, a rivolgersi o a un CAF o all'ufficio scolastico provinciale del capoluogo più vicino a dove lei risiede. Va bene. Per cui avere una risposta che sia una risposta certa e, diciamo, senza l'ombra di dubbio. E a questo punto la seconda domanda, però anche qui non so se ci sarà una risposta, è l'inverso, cioè essendo io abilitato per inglese alle medie, per abilitarmi per inglese alle superiori dovrei però fare 30 CFU, tutti a distanza e senza tirocinio, perché io sono abilitato su una classe di concorso, questo è corretto? Sì, su questo sì. Perfetto, va bene, grazie. Grazie a te. Gregorio Volpi. Salve, mi chiedevo, lei ha detto prima che i percorsi di area trasversale si potranno seguire online, mentre le didattiche disciplinari solo in una sola sede. Mi chiedevo qual è il criterio secondo il quale si sceglie Arezzo o Siena? Le competenze disciplinari che ci sono. Okay. E il dipartimento di appartenenza dei docenti che sono prevalenti nel... E invece una seconda domanda, ci sarà solo l'esame finale oppure per ogni singola attività ci sarà un esame alla fine, una volta finito? Grazie della domanda. Sì, questo non l'ho detto, non so come dirlo in un modo che non suoni né offensivo né ironico. Stiamo a livello di tavola regionale. Avremmo deciso di non fare nient'altro se non l'esame finale. Ok, perfetto. Quindi basterà seguire i corsi e poi alla fine fare l'esame. Sì. Okay, grazie mille. Grazie a lei. Chiara Neri. Salve. Allora, siccome io prima non sono riuscita a sentire, volevo sapere la situazione delle straniere, in particolare a D24 tedesco e a B24 inglese. No, allora
Per quello che ricordo, dunque, tedesco non, forse viene aperto da Pisa con numeri piccoli. Noi non lo apriamo. E non lo apre nemmeno un'istrage. Ah, quindi forse Pisa, mi dice, con numeri piccoli. Pisa, sì. Cioè vuol dire che Pisa ha chiesto l'accreditamento, l'attivazione. Dovrebbe aver fatto domanda di accreditamento. Sì. E invece a B24, posso dirmelo in inglese superiori, a B24? No, la B24 noi abbiamo fatto richiesta. Quindi... Avete fatto richiesta, ok. Sia voi che Pisa, Firenze, tutti? Solo voi. Non mi ricordo, però... C'è una richiesta di 24. Sì, perché devo dire che la tabella che ho proiettato non è la tabella aggiornata all'ultimissimo giorno, perché le cose poi sono evolute in modo abbastanza confuso e pazzo, e sono state prese alcune decisioni all'ultimo momento perché non c'era modo di... tempo di no per sapere se una spiana di documenti, però io dovrei fare da abilitata su altro grado i 30 CFU, praticamente tutti quelli online, perché ho abilitazione da su altro grado, però per valutare se a D24 potevo farla in Toscana o da un'altra parte, quindi va bene, stiamo a vedere. Grazie. Alessandra Seri. Non la sento, non ha acceso il microfono. Ok. Ora, pensavo lo attivaste voi. Niente, io sono entrata tardi perché avevo un glow a scuola. Io avevo bisogno di capire una cosa. Io sto facendo il TFA adesso. E nel momento noi dovevamo finirlo, diciamo, a giugno. Però, per quello che ho capito io, i corsi saranno attivati ora ad anno nuovo. Sì. In teoria, per cui ho anche capito che magari le lezioni si possono sovrapporre e quindi sarà un problema poter accedere. Quindi dal 2024, facendolo l'anno dopo, sì. Praticamente noi, cioè se io ho la specializzazione in sostegno, la legge mi dice che io ho 30 CFU da fare. Quindi anche per il prossimo anno, avendo una specializzazione. No, ma lei deve avere, sì, con la specializzazione sul sostegno lei consegue automaticamente l'abilitazione, giusto? Sì. E quindi sì. Sì, quindi avrei 30. Sì. L'altra cosa che si sente male perché ci sono molti microfoni accesi, mi sa che sono rimasti accesi. L'altra cosa che volevo chiedere, le classi di concorso, dov'è che le vedo? Perché io avrei o la A060 o la A001 con la mia laurea di vecchio ordinamento, potrei, diciamo, insegnare. Quindi se non sono attivate queste classi di concorso, noi non si può accedere ai crediti, diciamo. La 60 è questa, però la 60 credo risulta scoperta, anche perché c'è un fabbisogno nullo, non c'è fabbisogno e quindi non ci sono le competenze nella nostra università e quindi non credo che nessuno alla fine si sia deciso a farlo, però di sicuro noi no, e Firenze nemmeno. Non so se nemmeno la 01. Non so proprio cosa sia, per pazienza. Storia dell'arte, arte e disegno alle scuole medie. No, io non l'ho visto. E quindi noi siamo tagliati fuori, diciamo. No, dalla regione Toscana, però io quello che posso fare è pubblicare sul sito i dati del Ministero che sono completi e che elencano il fabbisogno in tutte le regioni. Quindi voi potete andare a vedere e verificare in quali regioni eventualmente la vostra classe di interesse potrà venire attivata e sarà attivata. Okay. È vostro diritto iscrivervi ovunque, come ho detto fin dall'inizio. Sì. E l'altra domanda è quello che non ho capito io. Noi bisogna fare, cioè in teoria, fosse attivata la classe di concorso, io devo
praticamente fare i 30 crediti perché magari sono abilitata nel sostegno e poi devo fare un concorso anche per avere proprio... Beh, quello per forza, sì. Ok, buono. L'abilitazione è sganciata da reclutamento. Il reclutamento si ottiene, il posto di lavoro si ottiene soltanto con la vincita. Con il concorso, sì. Ok. Altrimenti siamo in fascia 1, diciamo. Come? Con l'abilitazione entriamo in fascia 1. Questo non lo so dire. D'accordo. Grazie. Buonasera. Dottoressa Cicchitti. Sì? Dica. No, io già ho chiesto prima. Ah, quindi era rimasta... Mi scusi, la tolgo subito, mi scusi. Era distratta, mi scusi, grazie. Mi sembra che abbiamo esaurito... Posso fare una domanda? Io posso fare una domanda? Io che ero in coda da... Mi scusi, sono Romagnoli. È stato ascoltato... Sì, buonasera, una domanda. Per favore, Laura D'Angelo. Laura D'Angelo. Salve, buonasera. Senta, io sono sulla classe di concorso a 026 matematica alla scuola di secondo grado. Ho i 24 CFU conseguiti entro ottobre, non sto insegnando e mi sto preparando per il concorso straordinario TER che dovrebbe esserci tra fine anno e inizio dell'anno prossimo. Se ho capito bene, il suggerimento è quello di non iscriversi in questa prima fase ai 36 CFU complementari che concluderebbero il percorso da 60, ma farlo in seguito a superamento del concorso, oppure se non dovessi superare il concorso, farlo in una seconda fase. No, comunque, siamo obbligati, dottoressa, noi non mister, in questo anno accademico di fatto ci impedisce di attivare il percorso, quello da 36, perché riguarda i vincitori del concorso prossimo 21. Quindi, perfetto, quindi io continuerò con la preparazione del concorso straordinario TER ed eventualmente mi iscriverò nel 2024-25 come anno accademico per completare i 36, a prescindere che abbia superato o no il concorso. Sì, no, solo se ha vinto il concorso. Se non l'ha vinto non può fare nulla. Il percorso formativo del 36 CFU è riservato ai vincitori di concorso. Non è che ok. Quindi non basta aver partecipato. Questa volta non siamo dei cubertoniani, siamo okay. Estremamente competitivi. C'è ok, l'alternativa. Buonasera, mi sente. Scusi, come posso completare bisogna che gli altri silenzino perché sennò mi scusi, volevo fare una domanda diciamo piuttosto semplice. No, senta, scusi, volevo completare la mia domanda perché non ho concluso. Dica allora su. Sì, dicevo l'alternativa è che io mi iscriva al percorso di 60 CFU per diciamo anticipare le tempistiche, mi iscrivo al percorso di 60 CFU anche se ne ho già 24 e almeno mi metto al sicuro in un certo senso e poi si vedrà per il concorso, giusto? Questa è un'ottima possibilità, è un'ottima idea, al netto del fatto che tuttavia bisogna vedere se supera la selezione. Ah certo, sì, va bene, ok, grazie. Davide, prego, scusa. Volevo sapere una cosa. Lei aveva evidenziato giallo alcune classi di concorso come la 040, che sarebbe di mio interesse. Che cosa significava? Che non verrà attivata a Siena o ci saranno altri atenei che... No, questa viene aperta solo a Firenze, credo. Ah, ho capito. Questa viene attivata solo a Firenze. Ho capito. Ma verrà attivata quest'anno o negli anni successivi come TF60? Scusi, non ho capito.
Dicevo, verrà attivato il TF60 quest'anno o negli anni successivi? No, nel principio verrà attivato in tutti gli anni accademici prossimi e credo che per la sua classe di concorso c'è un'estrema necessità, ha visto che il fabbisogno regionale è uno fra i più alti, insomma sì. 88 cattedre sono tante, quindi penso che, beh, non, scusi, non si tratta di 88 cattedre, si tratta di 88 posti, però in generale tutti quelli di carattere tecnologico, come è noto, sono molto richiesti, nel senso che diciamo c'è molta domanda da parte del Ministero e c'è poca offerta da parte dei laureati, quindi immagino che questo fabbisogno rimarrà alto anche nei prossimi anni. Ho capito, va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Buonasera, posso fare una domanda? Per le classi di concorso... Posso parlare? Sì. Prego, sì, vada. Silvia? No. C'è il microfono spento, però. Non so cosa sia successo, però non è colpa mia. Per una volta... Prego, dica. Per le classi di concorso volevo sapere se è arrivato per la 10 il corso. La 07? Non so cosa sia la 07. Non so cos'è. Discipline multimediali e grafica. No, non verrà attivato. Quindi devo guardare nelle altre regioni praticamente. Penso di sì. Ora ripeto, c'è stato un po' di cambiamento nelle decisioni negli ultimissimi 2 giorni. Quindi può darsi che la tabella che ho mostrato debba essere aggiornata. Però che io mi ricordi, nessuno vuole. No, noi di sicuro no, però stavo parlando per eventualmente la dottoressa. Mi chiedeva sul territorio regionale, non sono sicurissimo che all'ultimo momento Pisa e Firenze abbia deciso di attivare. Noi ok, siamo... va bene. Grazie mille. Prego. C'è qualcun altro? Sì, io. Chiunque sia... Romina Zago, buonasera. Senta, io avrei 2 domande. La prima riguarda chi ha già un'abilitazione o una specializzazione sul sostegno, se è previsto l'iscrizione in sovrannumero, ovvero io ho una specializzazione sul sostegno, non sono di ruolo e volevo sapere se ho la possibilità di iscrivermi in sovrannumero sul corso di 30 CFU per la 18. Sì, l'abbiamo detto. Certo. Probabilmente non ho sentito perché... Cioè, e poi avrei un'altra domanda. Se potete spengere i microfoni per cortesia, perché altrimenti c'è un ritorno fastidioso. Ho visto che sulla 19... essendoci un fabbisogno zero, ci sarà anche una richiesta zero, per quanto l'Università di Siena abbia fatto comunque la richiesta. No, il numero era sbagliato, nel senso che io l'ho detto all'inizio, per la 19 noi abbiamo fatto domanda su 15 posti. E quindi la domanda è, avendo sempre la specializzazione sul sostegno, potrei quindi iscrivermi in sovrannumero? Sì. Ok, perfetto, la ringrazio. Prego. Avanti un altro. Io ho fatto fare una domanda. Scusate, faccio una domanda molto veloce. Quindi a questo punto i percorsi da 30 o 36 CFU verranno attivati in un secondo momento, ho capito così? Partiranno su quelli da 60? No, non ho detto questo. Allora, quelli da 30 CFU a cosa si riferisce? Si riferisce ai 30 destinati ai vincitori di concorso o ai 30 che sono la prima metà dei 60?
No, io mi riferisco a quella situazione in cui noi docenti già abilitati in altra classe di concorso e di ruolo vorremmo accedere a un'altra abilitazione. Io ho risposto varie volte. Noi in questo momento non abbiamo ancora, diciamo, definito con precisione come trattare questa situazione specifica. Il mio desiderio è quello di consentirvi di accedere e di iscrivervi in soprannumero come è previsto da delle leggi vigenti, però dobbiamo incontrarci una prima volta con il centro di Ateneo che gestirà tutta questa partita e prendere una decisione ufficiale una volta che avremo ricevuto l'accreditamento. Ok? Cioè, vi ripeto, fino a oggi non abbiamo avuto il tempo materiale per respirare e insieme per preoccuparci di questa casistica, che è una casistica diversa da quella che non è contenuta nel decreto che istituisce e definisce attuativamente il percorso da 60 CFU. Quindi vi chiediamo di aspettare ancora, diciamo, una volta che si sarà definito il percorso di accreditamento, che avremo la risposta ministeriale, la decisione del comitato, del super comitato, del coordinamento che poi gestirà questa partita. Okay? Però nell'articolo 13, professore, comunque, è previsto, no? Come? Cioè, è previsto nell'articolo 13 del decreto, comunque. Sì, è previsto anche nell'articolo 13 del decreto, però era stato istituito con un'altra. Mi scusi. Dica. Mi scusi, io ho conseguito soltanto 18 CFU con il PF24. Mi saranno riconosciuti solo 12? Sì. Non di più. Sì. Scusate, posso fare una domanda? Ascolti, scusi, nel momento in cui eventualmente si potrà preiscrivere, se ci sarà di farlo da noi, lei naturalmente presenti la richiesta con terra e poi la decisione verrà presa sulla base del combinato disposto fra le norme vigenti e, diciamo, quello che la commissione che si dedicherà a questa simpatica attività deciderà di poter fare. Di richiesta con deroga? Sì, naturalmente lei presenti la richiesta per tutto. No? Per tutti e 18? Sì. C'è una domanda qui. Anche io avrei una domanda. Sì, un attimo. Faccio una domanda, non è il mio caso, però di alcuni amici. Per un amico, sì. Sì, esatto. che hanno 24 CFU al 31 ottobre, si laureano a dicembre, quindi... A dicembre di quale anno? Di quale decennio? Di quest'anno. Quindi si iscriverebbero volentieri, ovviamente nel caso in cui rientrassero per il percorso di quest'anno, in modo da avere tutto quanto anche per i futuri concorsi, però possono farlo, oppure visto che comunque dato il concorso di quest'anno possono accedere, allora si va direttamente all'anno prossimo al percorso da 60 che... No, è la distinzione logica fra ciò che uno può fare rispetto a ciò che uno deve fare. Non lo devono fare, però lo possono fare. C'era la dottoressa. Una domanda rapida. Roberta. Posso? Sì, grazie. Buonasera. Volevo chiedere una cosa a proposito del corso da 30 CFU per la nuova abilitazione, che ho capito che ancora deve essere ben definito. Però mi chiedevo, l'abilitazione che eventualmente si potrà conseguire, la nuova abilitazione che eventualmente si potrà conseguire tramite percorsi formativi, ci darà la possibilità di fare il famoso passaggio di cattedra, avendo noi, mettiamo me,
da tanti anni questa, di ruolo. Scusi, non... questa è una roba che interessa il Ministero dell'Istruzione. Ora, ci hanno facciamo fisicamente separati, esiste ora il Ministero dell'Istruzione perché... del Merito e il Ministero dell'Università del Rompimento. Allora, ho rotto per il semplice fatto che prima ho sentito dire che l'abilitazione dava l'accesso al concorso e mi chiedevo se era vincolante invece, ecco, scusate. Io so che diciamo, qui abbiamo la sovrapposizione di argomenti e di materie che sono molto diverse e anche molto complicate, che hanno a che vedere con una stratificazione di norme, di leggi, che è, rispetto a quello è difficile districarsi. È difficile per voi che ci vivete dentro ogni giorno, immaginate per noi e per me che invece la viviamo un po', come dire, lateralmente e di rimbalzo, cioè queste sono cose che francamente io devo mettermi a studiare per imparare. Prima del mio pensionamento spero di aver imparato. C'era... Ti posso una domanda rapidamente? Sì. Senta, c'è il numero chiuso, è previsto il numero chiuso. Pensa sia possibile inviare contemporaneamente domanda d'ammissione in più università o c'è qualche limitazione a questo? Grazie. Ma allora, chiedere il decito. Però... dunque, bisogna vedere se le conviene. Io le dico che la nostra amministrazione, per mettere le cose in chiaro, ha già puntualizzato che intenderebbe chiedere una tassa di preiscrizione. Quindi, a prescindere da quella che poi è la tassa di iscrizione completa. Quindi bisogna vedere se le conviene, insomma, cioè, non so, cioè, non è che bisogna essere necessariamente milionari per fare questa operazione, però insomma comincia a essere un po' forse pesante. Io credo che sia consentito fino a quando poi non arriva la risposta positiva da un ateneo. A quel punto, per quel che riguarda il DF60, direi che non è compatibile, a buon senso, però anche qui non mi sorprenderei se venisse fuori qualche interpretazione di avvocati molto creativi, insomma. Posso fare una domanda, per favore? Prego. Ok, allora io sicuramente avete già trattato di questo argomento, ma ero a lezione e non ho potuto seguire prima. Io mi sono laureata in L19 e ora sto facendo una magistrale in storia e filosofia, che ho visto la classe di concorso è A19, quella alla quale ti dà la possibilità di abilitarti. Io quindi volevo sapere cosa dovevo fare, però non voglio che si ripetano le cose. Se l'avete già detto e mi può dire dove seguire il video registrato, lo faccio senza... No, la registrazione sarà resa disponibile sulla pagina web dell'ufficio formazione insegnanti, dove invito a cercare le nuove informazioni che si renderanno disponibili via via. Ok. Comunque, diciamo, noi apriamo, se il Ministero ce lo consentirà e ci darà una risposta positiva, anche per la 19, limitatamente a 15 posti, perché il fabbisogno della 19 su scala regionale è zero. Quindi non ci sono cattedre disponibili per quest'anno. Noi però chiediamo di poter abilitare comunque almeno un gruppetto, per quanto piccolo, di persone. Ok, perfetto. Grazie. Professore, scusi, posso fare una domanda? Sì, io mi avvierei però a concludere perché cominciamo a essere... Giusto, veloce. Allora, abbiamo parlato dei costi dei 60 CFU, dei costi dei 36, ma dei costi dei 30? Scusi, mi ripete perché non ho sentito. Allora, noi abbiamo parlato dei costi dei 60 CFU, dei 36, quindi scalando i 24, e costi dei 30 CFU, su che cifra più o meno siamo?
Ma quali 30? Il percorso formativo da 30 CFU, quello per chi è già abilitato in una classe di concorso, e voi che siete ancora in fase di decisione, mica sapete orientativamente il costo di questo percorso formativo? Il costo? Sì. No, non abbiamo ancora deciso. Come dicevo, queste sono decisioni che vorremmo prendere tutti insieme al tavolo regionale per non fare differenze. Quindi va bene. Questo, tutte le tasse, sia d'ingresso che quelle poi che devono essere pagate per il percorso formativo, sia quelle per l'esame finale, sia diciamo, l'eventuale introduzione dell'ISEE e la possibilità di avere degli sconti sulla tassa globale, tutte queste cose qui. Noi stiamo aspettando di sapere che fine ci fa fare il Ministero per poi decidere. Va bene. Ripeto, su questo organizzeremo un nuovo incontro se saremo sopravvissuti. Grazie. Posso fare una domanda? L'ultima domanda. Ma, volete prendere il proprio esaurimento? Benedetta Pineschi? No, chi è? Sì, no. Una cosa al volo, volevo sapere, io qualche settimana fa ho seguito un altro di questi corsi, insomma, di cui parlavano di questi percorsi di un'altra università online, però lì parlavano di un click day, cioè dicevano che non sarà con la valutazione titoli l'ingresso, ma sarà tramite un click day. Volevo capire, è cambiato e quindi è sicuro che sarà per valutazione titoli o ancora non è chiaro? No, noi siamo in attesa di un decreto interministeriale, non è una decisione nostra, aspettiamo informazioni a Roma, quello che ho riferito è quello che ci hanno detto in questa riunione, sono parole che volano, quello che contano poi alla fine sono... No, certo, ci mancherebbe. Sono le cose che vengono scritte, quindi... Aspetta, il bando del concorso da un anno praticamente, quindi lo capisco bene. Cioè, di sicuro è una decisione che non aspetta a noi. Va bene, perfetto, grazie mille. Scusi, professore, sono una studentessa della triennale, sto facendo il secondo anno di scienze dell'educazione e della formazione. Per avere informazioni, per intraprendere la carriera magari da docente, a chi mi posso rivolgere? E poi volevo capire se era già possibile integrare questi 60 CFU in piano di studi. Non ho capito la seconda parte, per quel che riguarda la prima, lei sicuramente può rivolgersi alla segreteria del campus di Arezzo per avere almeno indicazioni sui siti presso cui trovare le notizie che le servono. In parte può parlare con i docenti responsabili delle sue lauree triennale e poi eventualmente con quella magistrale a cui intenderà iscriversi. Se ha diciamo necessità di sapere qualcosa di tecnico sui 60, può scrivere anche a me. Non sento niente. Volevo capire se già le potevo integrare nel piano di studio. Non ho capito. Volevo capire se potevo già non si sente assolutamente niente, abbia pazienza. Non si sente assolutamente niente. Posso fare una domanda velocemente? Sente? Prego. Allora, senta, io ho già gli anni di servizio nella classe di concorso specifica, quindi più di 3 anni, più ho conseguito anche i 24 CFU da voi, figuriamoci, nel 2017. Mi devo iscrivere anche ai 60 CFU e quanti... cioè che percorso viene fatto? Cioè, chiaramente uno si iscrive a 60, poi viene riconosciuto il titolo che ha o i percorsi che ha fatto. Questo l'ho ripetuto varie volte, cioè non c'è un percorso dedicato a voi, cioè ci sarà il riconoscimento dei 24 CFU che avete conseguito. Solamente no? Quelli, non del servizio, no. Quindi? Del servizio, però...
potrà servire, diciamo, non so, bisognerà vedere con la commissione di riconoscimento crediti se sarà valutabile per, rispetto al tirocinio, ai crediti. Quindi servizio o non servizio vengono considerati 24 crediti e quindi anche il tirocinio è diretto, quindi va fatto un tirocinio nelle scuole. Su questo il decreto sembra essere molto chiaro, cioè un certo numero di crediti di tirocinio devono comunque essere svolti. Il problema è che già noi facciamo magari 18 ore in classe. Non posso accettare, sarebbe difficile. Non è una questione che dipende da una giornata di 48 ore ci vorrebbe. Quindi non accettiamo. Scusi, vorrei fare una domanda. Io è tanto che aspetto. Ma una volta seguito il corso dei F60. Quanto tempo abbiamo per superare l'esame finale? Cioè, siamo tutti lavoratori, non so se di questo argomento l'avete affrontato, perché comunque si insegna, eccetera. Va bene, faccio il corso. Queste ore, questo corso che io eventualmente potrei essere ammessa, eccetera, che durerà X ore, poi avrò la possibilità di fare l'esame, non so, come avviene normalmente nei corsi universitari, 2-3 volte o una volta soltanto? No, allora... L'esame finale, che è l'unico che stiamo considerando come esame da sostenere, verosimilmente, siccome si compone di una pratica di una prova scritta e di una discussione, di una lezione, diciamo, dovrebbe essere sostenuto in un'unica soluzione. Cioè, io prevedo che, siccome queste scadenze ci vengono ancora una volta imposte e abbiamo chiesto in tutti i modi e in tutte le maniere di spostarle senza nessun risultato tangibile, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di concludere il prima possibile i corsi, però anche questo non è semplice perché naturalmente si interseca con una serie di altri problemi di cui discuteremo poi nella prossima volta, come per esempio il fatto che per alcuni insegnamenti dovremo aprire dei bandi per contrattualizzare alcuni docenti, per venire incontro a quelle che sono le esigenze specifiche, no, dell'insegnamento di alcune materie, di alcuni argomenti per cui non esistono le competenze in università assieme, magari non esistono nemmeno né a Firenze né a Pisa, quindi dovremo fare dei bandi e questo naturalmente richiederà del tempo per la selezione, questo ci costringerà a cominciare con non esattamente magari nei tempi previsti, faremo di tutto per accorciare questi tempi, però io anticipo già che esiste anche questo problema. Quindi in qualche modo cercheremo ovviamente di tenere conto della sua osservazione, che è più che legittima, però diciamo questo non è un esame in senso stretto, cioè non è un esame in cui si va a rispondere a domande che sono prese dai diversi corsi, cioè uno deve fare una specie di sintesi personale di cose che ha imparato, ha studiato e ha vissuto attraverso il tirocinio quello assolutamente, però voglio dire può succedere qualsiasi, io affronto comunque appunto un costo di 2500 euro, comunque un master post universitario, però noi la scadenza del 31 maggio non la possiamo spostare, d'accordo? Noi non siamo in grado di spostare. Non spetta a noi, cioè non è che noi non la vogliamo spostare, non spetta a noi spostarla. Se questa scadenza verrà, come è quasi sicuro, non c'è niente da fare, dovremo fare i conti con questa situazione di emergenza rispetto alle tempistiche. Vi devo salutare perché è molto tardi, qui sono rimasti. Grazie mille per la disponibilità, grazie. Bene, grazie.
Arrivederci a tutti. Grazie davvero, professore. Arrivederci. Grazie. Io mi iscrivo. Questo corso comunque l'ho seguito.